Abbiamo deciso di presentare la nuova stagione del Teatro Morlacchi, la nuova stagione di prosa, partendo da Piazza 4 Novembre, che è la piazza che rappresenta la nostra storia, storia che naturalmente non si arresta fuori del Teatro Morlacchi, perché il teatro respira la città, respira la sua comunità, essendone anche un pezzo importante della sua identità. Noi pensiamo che ogni sera che si va a teatro si dà luogo ad un evento unico ed irripetibile, un evento di partecipazione, un'esperienza che lo spettatore compie in comunità con gli artisti che stanno in palcoscenico, ed ogni sera sarà diversa dall'altra, e per questo diciamo che è un'esperienza unica ed irripetibile. La stagione di prosa del Teatro Morlacchi si inaugura quest'anno con due grandi produzioni che rappresentano anche la linea produttiva, la nuova linea produttiva del nostro teatro. Abbiamo chiuso l'esperienza con Antonio Latella e da quest'anno ne apriamo una con due registi molto diversi, ma ambedue molto significativi del teatro italiano. Inaugureremo con Il malato immaginario di Molière, un grande titolo, con uno dei grandi protagonisti del teatro italiano, Gabriele Lavia, che ci accompagnerà per qualche anno nella nostra esperienza produttiva. E dall'altro un altro grande titolo, Il sogno di una notte di mezz'estate, con la regia di Massimiliano Civica, e questo diciamo risponde in maniera più netta all'identità che il nostro teatro cerca di portare avanti nel panorama italiano, cioè quello di essere un teatro un po' di frontiera che guarda al rinnovamento della scena italiana. E Massimiliano Civica è sicuramente la voce più promettente in questo momento del nuovo teatro italiano. Inaugurazione d'eccezione con Il malato immaginario di Molière, la nuova coproduzione Teatro Stabile Compagnia Lavia, un'opera intramontabile, ancora divertente e attuale. Il teatro mette in scena l'essenza dell'uomo. Ecco la domanda del teatro. Tu sai chi sei tu? Come vivi? I personaggi, se sono grandi personaggi, se appartengono a quella poesia che ti tira fuori veramente le budella, pongono sempre questa domanda. I personaggi di Molière sono dentro di noi, per questo Molière è grande. Argante, questo malato immaginario, malato nell'immaginazione. Argante dice: tu non sai qual è la mia malattia. E la malattia di Argante è la vita. Perugia è una città che io amo molto, perché c'è un teatro fantastico, bellissimo, e poi perché il pubblico di Perugia è un pubblico attento, non è un pubblico semplice. E anche perché credo che il pubblico di Perugia nutra nei miei confronti un affetto e qualcosa di più, una sorta di tenerezza. Nuova attesa produzione del Teatro Stabile dell'Umbria per la regia di Massimiliano Civica, che porta in scena una compagnia di giovanissimi e affiatati attori. Io ho scelto assieme alla mia compagnia di fare Il sogno di una notte di mezz'estate fondamentalmente perché volevamo divertire il pubblico e divertirci noi stessi. E il sogno è una materia che permette tutto questo, perché è un tipo di testo che ha in sé una quantità di occasioni di spettacolo, di divertimento, di riflessione sul teatro incredibile. Quindi il sogno noi l'abbiamo scelto fondamentalmente per piacere, per il piacere di fare uno spettacolo che riesca ad essere divertente e aperto a tutti e con la voglia di creare una relazione con il pubblico. Io dico sempre una cosa che è un mio grande sogno,
Io vorrei prima o poi essere capace di fare un teatro popolare d'arte. Che cosa vuol dire un teatro popolare d'arte? Facciamo un esempio di una canzone, una canzone che a me piace molto, che è Azzurro di Paolo Conte. Azzurro di Paolo Conte piace a me, piace a mio padre che è alla terza elementare, probabilmente piaceva anche a mio nonno che non aveva potuto studiare. È poesia popolare, cioè qualcosa che è assolutamente accessibile a tutti, assolutamente comprensibile, che è assolutamente chiara e semplice, ma non per questo non è profonda e non è ambigua. Ecco, io credo che se noi tra qualche anno, speriamo anche magari subito col sogno, riuscissimo a creare qualcosa di simile in teatro alla canzone Azzurro di Paolo Conte o a un film di Mario Monicelli, avremmo adempiuto al nostro compito di artisti. Per la prima volta a Perugia, un beniamino del pubblico cinematografico, Luigi Locascio, in una toccante trasposizione del romanzo di Gesualdo Bufalino, La diceria dell'untore. Uno spettacolo imponente e suggestivo, ricco di attori, musiche, scene e costumi. La bellezza e la classe di Caterina Murino danno corpo a uno dei personaggi femminili più noti della letteratura sudamericana, Donna Flor, di Jorge Amado. Che sciccheria! La vera sciccheria qui dentro sei tu! Davvero, sto bene, non ti faccio sfigurare! Ti fai sfigurare tutte le donne di Bahia, amore mio, tutte le donne di Bahia, le bianche, le nere, le mulatte. A dicembre un evento da non perdere. Neri Marco Re ed Eugenio Allegri danno voce agli appassionanti racconti di Roberto Saviano. Generalmente mi ricordo una domenica di sole. Voi direte, sta facendo le prove lì in questa sala che sembra un po' un ristorante? No, sto facendo le prove di sopra, però ci siamo messi qua perché così bisognava fare questo saluto non potendo venire personalmente a Perugia per la conferenza stampa lì al Teatro Morlacchi. Allora, in questi casi si dice sono molto contento di tornare a Perugia e quando uno non c'è mai stato prima, perché dovrebbe dire sono molto contento di essere lì a Perugia, emozionato? Quando uno c'è stato lo può dire, quindi io avrei piacere di trovarvi insomma tutte le sere a riempire il Teatro Morlacchi di Perugia. Ci vediamo lì, direi. Un saluto a tutti i presenti e intanto nel frattempo, insomma, con qualche mese di anticipo e ci vediamo presto, insomma, dicembre alle porte. Fa un po' freddo anche qui dentro. Ciao. Atteso ritorno di Ascanio Celestini sul palcoscenico del Morlacchi, con uno spettacolo dedicato a un tema che ci tocca tutti da vicino, il razzismo. Allora, per esempio c'è il racconto della fila indiana, dove si parla dove la maestra mette in fila i bambini in ordine di diversità, e questa è una storia che ho preso da un racconto vero, dove quando chiedono ai bambini di mettersi in ordine di altezza o in ordine di colore dei capelli fanno fatica, ma quando chiedono ai bambini di mettersi in ordine di diversità, i bambini sanno perfettamente chi è più uguale e chi è più diverso, insomma, chi ha gli occhiali rispetto a chi non ce li ha, chi è grasso rispetto a chi è magro, chi sta in carrozzina rispetto a chi cammina con tutte e due le sue gambe. Un racconto di un razzismo che non è fatto di violenza esplicita, di ammazzamenti, di coltellate. Racconto del razzismo che viviamo in famiglia, che viviamo a scuola, che viviamo come condizione, insomma. Tutto su mia madre, uno dei film più amati del noto regista Pedro Almodóvar, arriva sulla scena grazie ad Elisabetta Pozzi, protagonista poliedrica e appassionata. Da quando Tutto su mia madre, per volontà di Kevin Spacey, direttore dell'Olvic di Londra, è diventata un'opera teatrale approvata da Pedro Almodóvar, io ho sognato di portarla in scena in Italia e quest'anno il sogno si realizza. Il testo teatrale diverte, commuove, fa sorridere e fa molto riflettere anche attraverso queste figure femminili disegnate con un'abilità straordinaria, piene di sfumature ironiche,
drammatiche anche, ovviamente. Una commedia all'insegna del puro divertimento, lo Scarfalietto, con un allestimento che renderà tutta la magia e la comicità napoletana di Edoardo Scarpetta. Dunque, lo Scarfalietto è il capolavoro del teatro comico napoletano di tutti i tempi. Secondo me il testo più divertente che sia mai stato scritto per il teatro napoletano. Sono molto contento, sono poche le occasioni in cui effettivamente si può fare una festa, no? E questa è una classica festa per attori che amano anche in qualche modo divertirsi, mostrare le loro capacità comiche. Torno a Perugia con grande gioia, è un teatro stabile importante, il Morlacchi è un grande teatro e il pubblico di Perugia lo ricordo ancora come uno dei più competenti, divertiti e divertenti d'Italia, quindi credo che riusciremo a divertirci insieme. Un saluto a tutti. Grazie all'opera di Shakespeare, Moniovadia ci diverte e fa riflettere sull'antisemitismo e sul denaro, sul teatro e la vita. Shylock ci serve del denaro. Questo dite voi. Voi che avete sputato il vostro catarro sulla mia barba. Voi che mi avete preso a calci come si scaccia un cane rognoso dall'uscio di casa. Voi chiedete soldi a me. Ma cosa dovrei dirvi? A soldi un cane! Ginger in the ice, as if fan of fancy dice, in the cradle where it lies. Intenso, poetico, trascinante. Claudio Santamaria porta sulla scena un testo evocativo e provocatorio di Bernard-Marie Coltès. Con facce che non sono vere facce come la tua o la mia e che non hanno nome. Il clan dei truffatori, degli scopatori imboscati. Voglio sbraitare e poter sbraitare, anche se mi sparano addosso. Perché è quello che alla fine faranno. Se non sei d'accordo, se apri bocca, allora devi imboscarti in fondo a una foresta. E io li picchierò tutti. Ho voglia di spaccargli la faccia, ragazzo! Paolo Virzì, che per la prima volta si cimenta con il teatro, sta scrivendo una commedia con protagonista uno dei suoi attori preferiti, Silvio Orlando. Cosa bolle in me? Bolle è una cosa, ma di una bellezza, di una cosa proprio... Abbiamo esagerato, stavolta abbiamo esagerato. L'attorone Silvio Orlando in una novità teatrale del sottoscritto, una cosa proprio... Che resterà. Che rimarrà. E veniamo al Teatro Morlacchi di Perugia. Preparate i fazzoletti perché si piange anche. Si può dire che... Ancora non ho letto nulla. Adesso io lo faccio anche sparire. E poi ricomparire con una... Ecco, una cosa... Cioè, preparatevi perché... Magia del teatro, capito? Massimo Popolizio, diretto dal grande Massimo Castri, veste i panni del misantropo, personaggio sorprendentemente contemporaneo. Il misantropo, personaggio credo della maturità per un attore, sono guidato grazie a Dio da uno degli ultimi registi che esistono, nel senso, visto che è una specie in via d'estinzione, la regia, che è Massimo Castri, si presenta nel misantropo appunto un personaggio di potere molto importante che scrive delle poesie. Ogni riferimento a fatti realmente accaduti sono puramente casuali. Questo personaggio presenta delle poesie orrende, chiede il parere del misantropo su queste belle poesie sul potere, il misantropo regge un poco, poi insomma, gli dice tutto quello che pensa e dopo aver detto tutto quello che pensa viene denunciato, viene fatto un processo su questo suo pensiero per aver offeso un uomo di potere. Solo per questo motivo vale la pena fare il misantropo. Sempre più convincente ed emozionante torna a Perugia Alessandro Gassman, regista e interprete di un testo forte e commovente. In Roma nel suo cucciolo raccontiamo una realtà che è sempre più presente ai margini della nostra società, soprattutto nelle periferie delle nostre grandi città, ed è appunto la convivenza tra italiani e stranieri.
in questo caso romeni. È uno spettacolo che ci sta dando delle straordinarie soddisfazioni, di grandissimo coinvolgimento per il pubblico, ma anche di divertimento, perché poi l'ignoranza, la violenza, la tracotanza, l'ottusità possono a volte anche diventare involontariamente comiche. E molto felice di essere a Perugia nuovamente, una città che ci ha sempre accolto con grande amicizia e dove avete la fortuna di avere un pubblico spesso molto giovane, essendo una città universitaria. La stagione di prosa si chiude ad aprile con L'Inganno, il nuovo curioso e sorprendente spettacolo di Glauco Mauri. È un testo che ci ha attirato perché è come avere una tavolozza piena di tanti colori. E i colori sono tutte le sfumature degli stati d'animo dell'uomo. Si passa dalla commedia borghese alla commedia ironica, dalla commedia ironica si passa al dramma, dal dramma si passa al grottesco e alla farsa. Questo spettacolo io lo definirei una farsa tragica, dove si ride, ci si diverte, ma alla fine il pubblico esce, oltre che divertito, anche con l'inquietudine di porsi una domanda: ma quanto siamo stupidi noi uomini a ingannarci, a farci del male inutilmente. Quando arrivo a Perugia sono sempre molto felice, perché è una città bellissima, è una città che mi ricorda anche i miei primi anni, quando venivo con i grandi attori, con Ricci, con Benassi, e dopo Delitto e Castigo, io e Roberto Sturno siamo anche lieti di presentarci in un modo abbastanza inconsueto, in un modo, posso dire, più giovanile, più sportivo. Molti dei più importanti protagonisti della scena teatrale italiana avete visto che saranno presenti sul palcoscenico prestigioso del Teatro Morlacchi. Così come abbiamo iniziato la presentazione della stagione partendo da Piazza 4 Novembre, non lo concludiamo come solitamente abbiamo fatto sul palcoscenico del Morlacchi, ma nel caffè del teatro, che è un luogo anch'esso molto importante. È un caffè aperto dalla mattina fino a tarda sera e rappresenta perciò un legame stretto con ciò che avviene dentro la sala. Così come il nostro sito che abbiamo arricchito è un sito all'interno del quale si può compiere un viaggio interessante, perché il Teatro Stabile dell'Umbria è presente in molte città della nostra regione e perciò per conoscere meglio un'offerta culturale molto ampia e molto ricca. Ma la cosa che ci interessa di più è proprio questo legame, la possibilità di parlare, la possibilità di aprire un confronto, un dialogo che sarà reso più facile da Facebook. Tutto questo arricchisce ancora di più la proposta culturale del teatro, perché tocca il cuore della nostra identità, quello che fa dell'evento teatrale un momento di partecipazione.